Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, mi vedete già con i guanti, tra l'altro uno trasparente e l'altro blu usato, vabbè, ho finito i guanti, si capisce, no? Che ho finito i guanti e niente, ho trovato soltanto questi due e per il momento ce li facciamo andare bene. Oggi, come avrete letto dal titolo, in questo video proveremo insieme la Rubber Plus o Rubber Più della Resin Lovers, che ho ricevuto appunto come regalo di Natale e quindi la proveremo insieme. Oggi andremo a realizzare degli stampi che poi scopriremo e poi useremo con le altre resine sempre di Resin Lovers che appunto mi sono arrivate. Se vi siete persi il video dei miei regali di Natale, ve lo lascio qui da qualche parte. E probabilmente la useremo tutta oggi perché, come vi dicevo nell'altro video, è un campione, quindi sono soltanto 200 grammi di gomma e faremo due stampi. Io mi sono già preparata le mie basi per gli stampi. Allora, qui ho realizzato due basi in fimo che poi ho cotto e fimo di scarto, che mi serviranno poi per inglobare alcune delle mie creazioni, e quindi le ho già posizionate in questo, che non è altro che la confezione del mascarpone, che ho ritagliato appunto, ho rivestito con lo scotch. E poi realizzeremo questi dove ci sono invece delle gemme, delle pietre, insomma, che mi serviranno anche queste qui per alcune creazioni. E niente, appunto, andremo a realizzare questi due stampi. Ovviamente io penso che la gomma dovrebbe bastare per entrambi e sicuramente la finirò tutta. Non ho preso la bilancia né altri contenitori perché andremo a realizzare il tutto qua dentro, visto che appunto la utilizzerò tutta. E quindi niente, iniziamo subito. Ok, ecco qui i nostri stampi colati, ovviamente l'ho utilizzata tutta, tra l'altro qua sta anche uscendo un po', anche qui, vabbè, non dovrebbe uscire più di tanto. E niente, io ho appunto colato entrambi i miei stampi, quindi adesso aspettiamo 24 ore, vedete? E niente, poi dopo andremo a scoprire gli stampi e poi li utilizzeremo in un prossimo video con le nuove resine che mi sono arrivate. Quindi niente, ci vediamo dopo. Ed eccoci qua, allora la gomma si è asciugata completamente. Vedete che
ed è di questo bellissimo rosa pastello, proprio bellissimo. E niente, andiamo adesso a scoprire i nostri stampini. Allora, iniziamo da questo qui. C'è un bel po' di gomma che è uscita dallo stampo. Ok. Ok. Poi ovviamente andrò a rifilare tutta la gomma che c'è qui intorno. Vediamo se c'è anche qui tanto da rifinire. Wow, è lucidissimo! Riuscite a vedere? È veramente super super lucido. E questo niente, era appunto questo cabochon che ho realizzato in Fimo e sono andata appunto a farmi lo stampo. Devo dire che sono super super soddisfatta perché è veramente lucidissimo. Devo dire che c'è veramente poca gomma qui e adesso vedrò un attimo come mi trovo, male che vada andrò a fare un altro strato di gomma. Qui dietro c'è un capello, molto bene. Andrò a fare un altro strato di gomma dietro nello stampo se proprio vedo che è troppo sottile. Vediamo l'altro. Ovviamente è tutto anche qui da rifinire ed è venuto bene anche questo, guardate. Super super lucido, poi ovviamente vedremo con la resina una volta colata. Da qui è veramente veramente bellissimo e niente, poi ovviamente è tutto da rifinire. Vediamo questo qui che è quello che mi interessa un po' di più. Ok, anche qui poi andrò a togliere tutta questa gomma in eccesso e niente, vediamo, iniziamo. Allora, questa qua è stata proprio inglobata tantissimo, quindi dovrò andare, se mai uscirà, dovrò andare a rifinire tantissimo. E niente, questo qui è lo stampo della goccia di resina, penso che sia. Questa qua era super super lucida e anche lo stampo è super lucido. Anche qui c'è poca gomma, però vedremo un attimo come mi trovo. Appunto anche qua, male che vada, andrò a metterne ancora un po'. Poi vediamo questa qui. Wow, bellissima anche questa. E poi vediamo questi cristallini qua. Wow, stupendi. Bellissimi, non vedo l'ora di vedere come risultano con la resina. Guardate, poi sono veramente lucidissimi. E questo è quello grande, eccolo qui, veramente stupendi. Niente, io adesso vado un po' a rifinire tutti gli stampi, a togliere tutta questa gomma in eccesso e poi ve li faccio vedere ripuliti. Ed ecco qui, ho tolto una marea di gomma. E questo qui è il risultato dei miei stampi. Devo dire che sono abbastanza soddisfatta, sembra lucidissima, quindi non vedo l'ora di provarla con le resine, di provarli con le resine nuove appunto che mi sono arrivate. Magari vedremo di provarle insieme in un video. E niente, questi appunto sono i miei due stampini. Appunto andrò a testare sia la resistenza della gomma, ma mi sembra veramente super resistente. E niente, io vi ringrazio per aver visto questo video, fatemi sapere con un commentino qui sotto che cosa ne pensate, io sono appunto super super contenta. E niente, qui giù nell'info box trovate tutti i link per potermi seguire sui vari social, quindi Instagram e Facebook, trovate anche il link dei miei due negozi Etsy, vi lascerò anche il link, il negozio online che vende questa gomma.
E niente, vi mando un bacione grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!